siamo qui in una valle di lacrime, un po' tutti, perché Davide ha pianto, noi ci stiamo emozionando con voi, tu forse hai più la rabbia per qualcosa che poteva essere e non è stato. Può darsi, ho sicuramente sfogato quello che avevo da sfogare subito dopo il Brasile. Adesso penso sia solo il momento di festeggiare per il fatto che siamo riuscite, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, ad onorare la maglia. La capitana, che cosa hai detto dentro quello spogliatoio, Miriam, dopo il Brasile? Dopo il Brasile, secondo me, a volte bisogna imparare a stare zitti, perché ci sono delle situazioni dove non servono parole. Le mie compagne sapevano benissimo cosa c'era in palio. È semplicemente che non è venuto, è lo sport, a volte si vince, a volte si perde, ma forse bisognava dire qualcosa oggi ed è stato onorare il lavoro fatto da noi e onorare noi stesse. Ci racconti che gruppo è l'Italia? Che cosa c'è dentro quello spogliatoio? Perché noi di voci ne sappiamo tante, ma dentro lo spogliatoio ci siete voi. Dentro lo spogliatoio ci sono 14 grandi donne, secondo me, alle quali io faccio un grossissimo complimento, perché è stata un'estate di carattere, duro lavoro e sudore. Abbiamo sognato insieme, purtroppo la medaglia non è arrivata, quella che speravamo, ma ne è arrivata un'altra e non è scontato, vorrei ben dire. Quindi queste sono le ragazze che ci sono nel nostro spogliatoio, sono tutte speciali e tutte determinate. È una medaglia storica, per questo vi ringraziamo, l'Italia intera comunque vi ringrazia. Ringraziamo noi per il sostegno nonostante tutto e comunque prego. Giulia, io Miri ti faccio innanzitutto i miei più grandi complimenti, perché da ex giocatrice so quanto era difficile oggi. Penso che avete davvero onorato, penso che scendere contro gli Stati Uniti sia stato difficile, sempre una brutta bestia, e la cosa che ti chiedo è di riassumere con una frase quello che è stato quest'estate. Quest'estate, non lo so, è stata mutevole, mutava, nel senso che prendevamo una direzione, poi succedevano imprevisti, magari si faceva fatica a prepararsi, eccetera. Abbiamo avuto magari qualche difficoltà anche a Napoli, e quindi ed era il torneo subito prima dell'inizio del mondiale. Non sapevamo cosa aspettarci, quindi questo è stato questo momento. Grazie, grazie a Miriam Silla, la nostra. Avete seguito e avete noi. Grazie, grazie Miriam, la nostra capitana, grazie Giulia Pisani, grazie Consuelo Mangifesta, grazie. Per ricordare. Una cosa, grazie all'Italia, perché non è mai scontato arrivare dove siamo arrivati oggi. Complimenti ragazzi. E la Lega Pallavolo.